In questi giorni, anche in Estremo Oriente, si ricorda la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Rinnovo la mia fervida preghiera al Signore di tutti affinché per intercessione della Vergine Maria il mondo di oggi non abbia più a sperimentare gli orrori e le spaventose sofferenze di simili tragedie. Ma ne le sperimenta. Questo è anche il permanente anelito dei popoli, in particolare di quelli che sono vittime dei vari sanguinosi conflitti in corso. Le minoranze perseguitate, i cristiani perseguitati, la follia della distruzione. E poi quelli che fabbricano e trafficano le armi, armi sanguinate. Armi bagnate nel sanguine di tanti innocenti. Mai più la guerra è il grido accorato che dai nostri cuori e dai cuori di tutti gli uomini e donne di buona volontà sale al Principe della Pace.